Ritrovati, buonasera, questo è TG Venezia, naturalmente buon Ferragosto a tutti voi. Parliamo in apertura del destino della pescheria Rialto, facciamo un po' il punto della situazione. Il mercato di Rialto va rispettato come l'ultimo baluardo della venezianità. Allora uniamoci tutti per dire ai nostri politici che non sono soli a Caparsetti, prima devono passare da noi. Così nel lontano 2011 l'intera città era scesa in strada per difendere la pescheria di Rialto, all'epoca minacciata dall'ipotesi di trasferimento a Fusina del mercato all'ingrosso del Tronchetto. I veneziani si opposero e non se ne fece più niente. Ma a qualche anno di distanza, dopo la chiusura di gran parte dei banchi per mancanza di clienti, la voglia di lottare sembra esaurita. Quello che fa molto male è proprio percepire lo stato di rassegnazione degli stessi esercenti. Sono demotivati, sembra quasi che abbiano tirato i remi in barca, e questo perché rispetto a 4 anni fa la situazione è precipitata ulteriormente. L'appello del gruppo 25 Aprile, autore dell'ultima iniziativa a difesa dello storico mercato, è rivolto a tutti i veneziani. Noi lanciamo un appello a tutti, alla stessa amministrazione, ai cittadini, a veramente prendersi cuore della situazione, all'amministrazione nello specifico, in modo da contribuire a questa inversione, che contribuisca a questa inversione di tendenza, soprattutto con politiche per la residenzialità. Se non ci sono residenti, i turisti non riescono certamente a supportare la mancanza di una richiesta, di una domanda. Andiamo avanti, parliamo di controlli dopo la settimana terribile, quella di inizio agosto, con incidenti mortali a raffica in laguna. Ci sono dei controlli serrati da parte della Guardia Costiera. Il giorno di Ferragosto è uno dei giorni più impegnativi per la Guardia Costiera, lungo il litorale veneziano, in laguna ma anche sul lago di Garda. Siamo tutti quanti come sempre impegnati, avremo durante tutta la giornata impiegati circa 30 uomini sulle unità navali e 20 a terra per i controlli lungo il demanio e 18 unità navali impiegate. In questo momento ci troviamo nella sala operativa della Guardia Costiera di Venezia, è il cuore pulsante della capitaneria di porto di Venezia, da qui vengono gestiti i soccorsi e vengono coordinate tutte le attività operative dei nostri mezzi. Ecco, chi è che chiama qui e qual è il numero a cui fare riferimento? Il numero di emergenza, che è sempre attivo 24 ore su 24, è il numero 1530 e qui chiamano tutti coloro che hanno necessità per qualunque motivo o per questioni di emergenza, per difficoltà durante la navigazione, per assistenza. Tutti coloro che hanno bisogno possono fare il 1530 e noi rispondiamo da questa sala operativa. Fisliga, del Fisliga, da WTS Venezia. Attraverso i nostri sistemi noi possiamo controllare ovviamente il traffico marittimo, infatti potete vedere dai nostri apparati che noi seguiamo i movimenti delle unità navali che si avvicinano al porto di Venezia, che svolgono poi attività commerciali in ingresso e in uscita, e quindi noi seguiamo tutti i loro movimenti, controlliamo quindi che rispettino le regole, che rispettino le ordinanze e tutto questo ovviamente al fine di garantire la sicurezza della navigazione e il buon uso del mare da parte di tutti gli utenti. Nel prossimo servizio parliamo di edilizia scolastica. Noi abbiamo chiesto un aumento dei fondi che riguardano l'edilizia scolastica, magari anche pochi soldi, ma questi servono a dare risposte puntuali sia ai comuni che naturalmente anche alle scuole private, penso a tutte le scuole dell'infanzia cattoliche, dove con poche migliaia di euro si risolvono grandi problemi, e quindi questa è una delle nostre richieste. Un'altra richiesta più importante riguarda invece la sicurezza della Gardesana, e cioè uno dei poli turistici più importanti della nostra regione, che spesso si dimentica con la scusa che è al confine ovest.
ha dei problemi e quindi abbiamo chiesto un intervento importante. Speriamo che possa essere assestamento, se no riproporremo il problema naturalmente col bilancio di previsione. Ve lo faccio ascoltare perché non tutti possono permettersi un concerto a Venezia, allora questa ragazza, dopo vi spiego chi è, prima vi faccio sentire le note, dopodiché vi spiego di chi si tratta, sempre continuando a vedere il video. Intanto ve la faccio ascoltare. Lei è l'arpista Nabila Chayai della Giudecca, ha deciso di passare così il Ferragosto, immagini dal sito della Nuova, e cioè regalando concerti di arpa, strumento che è magico perché veramente le note si diffondono tra calli e campielli con una magia unica, creando una suggestione molto particolare, ha deciso di regalare questi concerti completamente gratuiti ai turisti e ai passanti, una bella iniziativa di questa ragazza che suona questo strumento molto particolare che non è molto facile, diciamo la verità, da portare in giro per Venezia. Brava lei! È tutto per questa edizione di TG Venezia, vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di serata, ci vediamo presto!